La figura chiave della Repubblica di Torriglia e della resistenza in tutta la Valtrebbia fu quella di Aldo Gastaldi, il comandante bisagno della divisione Cichero. Aldo Gastaldi è una figura che è diventata mitica ormai. Non era un politico, questo va detto chiaramente. Era un grande, era un grande stratega, un grande, aveva un grande ascendenza sulle proprie, sui propri uomini perché aveva delle doti, proprio doti singolari di di capo, sebbene avesse poco più che vent'anni, era nato credo nel 21, nel 22, perciò facciamo i conti. Insomma. Erano tutti anche molto giovani, forse l'unico un po' più anziano era questo Marzo Cane perché aveva già fatto la guerra di Spagna, che aveva una lunga esperienza alle spalle. Questo era il professor Barnier, Barnier che ricordava la figura di Aldo Castaldi, cioè di Bisagno. Um, qualche anno fa, nel, mi pare nel 2018, è uscito un libro di grande successo di Giampaolo Panza, Uccidete il comandante Bianco, che suscitò molte polemiche. polemiche. Tra le altre cose, pa Panza lo presentava dicendo che era ritenuto Bisagno troppo legato alla curia genovese, ai democristiani, ancora clandestini, era destinato a entrare in contrasto con i quadri del PC che puntavano a conquistare il potere in Italia, lo scontro emerse con asprezza negli ultimi mesi della resistenza, il 21 maggio del 1945, quando non si sparava più, Bisagno morì in un incidente stradale molto dubbio e eh, Pansa prende, diciamo, eh, proprio la parte che eh, nella polemica sostiene che Bisagno fosse stato ucciso dai partigiani comunisti. Professor Battifora, come è andata poi la cosa? Poi sentiremo due interventi interessanti sull'argomento. Sì, precisiamo anzitutto che i libri di Pansa non sono libri storici, i suoi libri sono, di un sono libri di un grande giornalista, completamente privi di note. A proposito proprio di questo libro che citava lei, il nostro istituto ha fatto una ricerca e ha scoperto che il presunto partigiano che gli avrebbe confidato tutta una serie di cose in realtà è inesistente. Le polemiche sulla morte di Bisagno nascono nel dopoguerra, nel, nell'infuocato clima legato alla guerra fredda, alle elezioni del 48. Questo dovuto al fatto che la morte di Bisagno è decisamente... Eh, inusuale, per cioè, certi versi assurda, lui era andato a, ad accompagnare a casa <coughs> alcuni eh, eh, membri che poi si erano uniti ai partigiani, gliel'aveva promesso per riconsegnare alle famiglie. Sì. Al ritorno stavano facendo la gardesana, la era una bella giornata sì, sì. vicino a Desenzano, lui era salito sul cassone di questo camion per sul godere testo, sul sì. tetto. E a un certo punto questo camion ha dovuto fare un'improvvisa sterzata. Lui è caduto ed è stato travolto dal camion. Ripeto: nel clima del dopoguerra, eh, da parte di taluni si è sostenuto che sarebbe stato eh, in realtà un omicidio simulato un complotto ordito dai comunisti per eliminare questo partigiano Siamo molto potente molto scomodo. Amato e molto scom Ora, il, noi abbiamo proprio nell'archivio dell'Istituto le testimonianze di coloro che erano uh, presenti al fatto e va detto che la storia uh, si fa su un'analisi rigorosa dei fatti e dei documenti, cioè il, un qualcosa che di per sé è possibile. Non è detto che sia probabile né tanto meno che sia certo. Eh, la storia, è bene ribadirlo, mh, non vive di verità assoluta, non c'è alcun pontefice che stabilisce una sì. volta per tutte il canone. Quindi, se uno storico è tale, è sempre disponibile a rivedere determinati assunti, ma solamente sulla base di documenti. Se uno legge il libro di Pansa, che io personalmente consiglio di non leggere, è tutta una serie di giravano voci che Grazie. mi è stato riferito da due emissari, sarebbero venuti da Roma, ma senza riscontro. Ecco, diciamo che eh, proprio in questi ultimi mesi è venuta fuori la notizia che eh, inizierà, è iniziato a Genova un processo di beatificazione di Aldo Gastaldi. Eh, adesso vi faccio vedere due cose interessanti un po' per capire questa polemica. Intanto, una, una, una trasmissione di, del, del giornalista eh, Gigi Moncalvo, Alessandria Oggi del 2018, in cui sostiene diciamo, le eh, tesi di Pansa presentando il libro Uccidete il comandante Bianco. E eh, subito dopo, quando eh, il presidente dell'Istituto Storico della Resistenza Ligure, Mino Ronzitti, risponde molto duramente a questa tesi. Poi ci rivediamo subito dopo. Il nuovo libro di Panza è molto bello, riguarda anche e soprattutto la nostra zona e riguarda il comandante partigiano Bisagno. Bisagno è un comandante partigiano importantissimo, un partigiano non comunista, un partigiano bianco. Un partigiano dunque che andava eliminato per la sua capacità di aggregare gli uomini, per la sua onestà, per la sua pulizia morale e anche per la sua fede cattolica e il fatto di non avere la tessera del partito comunista. Sapete qual era l'obiettivo del partito comunista nel corso della resistenza e dopo? Accumulare le armi che sarebbero servite a guerra finita su ordine di Mosca attraverso Togliati per creare una nuova Jugoslavia, cioè per sovvertire il potere. Ecco perché nel corso della Resistenza vengono uccisi gratuitamente, gratuitamente eh, sacerdoti, professionisti, avvocati, notai, medici, cioè tutti coloro che potevano aggregare e diventare nuova classe dirigente. Dall'altra parte c'erano dei delitti efferrati anche da parte dei nazifascisti, ma sappiamo tutti com'è andata a finire. Lo stesso passa amplifica. Tutto è costruito appunto su una narrazione da romanzo d'appendice eh, in cui anche il narratore, supposto partigiano, non ha una biografia, non ha un'identità e non dice quando e come ha partecipato alla lotta partigiana, se non per dare modo a Panza di citarlo come fonte. Però, è morto e quindi non può neppure né confermare né smentire come eh, si dice. L'istituto custodisce documenti, eh, le dichiarazioni e le testimonianze dei partigiani che accompagnarono Bisagno sono le uniche testimonianze oculari e che non sono mai state smentite, che le dicerie non possono smentire e che confermano che mh, si trattò di un banale tragico incidente di ritorno appunto sulla Gardesana, di ritorno dopo aver accompagnato i partigiani che erano passati dal eh, battaglione Vestone, erano passati eh, alla divisione eh, Cichero. Quindi avete sentito insomma, la polemica eh, su quello che fu la lotta partigiana, quello che furono anche subito la fine della guerra, eh, eh, li, 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 le vendette da una parte e dall'altra, potremmo definirle così, eh, è, è ancora di attualità. Trucco, quali eh, aneddoti possiamo avere in questa ultima fase? No, una cosa molto banale. Corso Gastaldi, Corso Gastaldi si chiamava Corso Giulio Cesare ed era qualcosa per gli standard dell'epoca di favolosamente nuovo. Eh, D'altro canto la casa dello studente era un'opera di meravigliosa architettura modernista che notoriamente... Ce ne divenne... sono parecchie, ne parleremo, tra l'altro in una di queste prossime puntate parleremo anche di questo. Bene. Ma cambiare il periodo che dal 40 va al 45, fu un periodo frenetico per i nomi delle strade. Questa da Corso Giulio, Giulio Cesare a Corso Castaldi è successiva, ma la più caratteristica è Piazza Matteotti, che prima della guerra si chiamava Piazza Umberto I. E durante la Repubblica di Salò, quando quasi tutti i riferimenti ai Savoia vennero cancellati, divenne Piazza Ettore Muti, un gerarca che era morto durante il periodo di Badoglio. Via Felicia Cavallotti divenne per un annetto circa via Giovanni Gentile. Ma soprattutto a Ponente, oggi abbiamo un'infilata di strade intitolate a partigiani, sì. via Buranello, mm. via Paolo Reti e via Walter Fillac. Queste strade prima si chiamavano Via Secondo Fascio d'Italia, Via delle Corporazioni e Via dei Martiri Rivoluzione Fascista. Eh, preso Battifora, cosa fu la strage del panino e della mela? Questa diciamo, è una strage che si verifica nel 1945, è eh, una strage ancora su cui eh, non è stata fatta luce. luce: nel senso che alcuni detenuti sono stati prelevati dal carcere di Marassi e a loro fu dato un panino. Ed e, erano partigiani? Eh, alcuni si erano, e erano partigiani, partigiani, e del, un panino e una mela, e quindi ciò eh, stava in teoria a significare un loro trasferimento in un altro carcere, invece furono portati in vari luoghi della città e vennero freddati. Ed è ancora un, un, un qualcosa su cui, diciamo, eh, perché poi non, non fu rivendicata, La, in pratica le autorità dissero che loro non ne sapevano nulla e quindi è comunque un qualcosa di avvolto nel mistero. E comunque ricordiamo che questa, questo eccidio poi va a sommarsi a sì, tutti al Turchino, altri... Siete invece Carasco. Basile, che era uno dei personaggi dei fascisti più detestato da, 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 dagli antifascisti. Beh, si in... salva alla fine. Sì, diciamo poi Basile ebbe un iter processuale molto complesso. Sì, complesso, d'altro canto nel, Poi nel dopoguerra con l'amnistia Togliatti. Certo. diciamo che le... Ci ricordiamo un attimo, cosa fu l'amnistia Togliatti? Una breve. Sì, diciamo che il... Togliatti che era comunista. il guardia Sigilli che eh, ritenne di dover fare un'amnistia. Eh, per coloro che si erano macchiati di, di violenza e di stampo politico. L'obiettivo di Tagliati era quello di far di, finire le vendette da una parte e dall'altra. Perché... Diciamo che, che aveva un senso, certo. soltanto che eh, il, il testo forse venne elaborato non con la necessaria cura. E poi soprattutto questa amnistia doveva essere applicata da una magistratura che non era stata epurata. E allora, quindi... attraverso una scandalosa e vergognosa interpretazione di un passaggio della legge che diceva che l'amnistia si poteva concedere, tranne in presenza di servizie particolarmente efferate, vi furono tutta una serie di pronunce giudiziarie in cui, a fronte di torture spaventose, Attentose. i giudici sostennero che non erano particolarmente efferate. Tra le tante motivazioni il fatto che non fosse morto il torturato, questo stava ad indicare che... E quindi, Tra l'altro poi Basile siamo in chiusura. No. Basile ce lo, Prego. E ricordiamo che Basile tornò a Genova nel 60, eh, era il appunto, famoso del movimento sociale. Quando che, scoppiarono i disordini del 30 giugno di cui ci occuperemo nelle prossime puntate. Grazie.